No, faccio riprendere no, dentro. Sì, per, Presidente, Associazione Sicilia della Nostra, che rappresento questi signori, gli anziani di Villa Dante, dove il signor sindaco ci prende in giro da 4 anni. Ora, caro Renato, guarda che di qua, tu abiti qua vicino a 20 metri, ti dovresti vergognare, vergognare veramente, perché tu sei cresciuto insieme a noi, tu sei un vecchio come noi, anzi sei più vecchio di noi, e te ne devi andare e non frequentare più, guarda, il centro sociale, perché non ti vogliamo. Daniele Zuccarello, oggi si parla di nuovo del centro aggregativo sociale a Villa Dante. Raccontaci un po' qual è la storia, ecco, di questo centro. 4 anni di vergogna, quasi 5 ormai, gli anziani avevano la piena gestione di questo centro sociale. Con l'ingresso del sindaco Renato Corinti gli vengono sottratte le chiavi e non hanno più un utilizzo e la massima fruibilità del centro. Questo centro viene aperto soltanto circa 2 ore, 3 ore la mattina e forse altre 2 ore il pomeriggio. È gestito addirittura mi dicono un'ora, è gestito esclusivamente dai servizi sociali, ci sono 3 persone la mattina e 3 persone il pomeriggio, non c'è luce. Non ci sono i bagni fruibili, hanno chiesto gli anziani che si sono riuniti in associazione direttamente nella mia commissione che li ho portati io, nella 10ª commissione circa quasi 1 anno e mezzo fa, hanno chiesto appunto la piena gestione del centro, addirittura volevano autotassarsi per ripristinare e ristrutturare questo centro, ripristinare quindi i vetri, la luce e tutto il resto. Autotassandosi. Tutto questo non è stato possibile. Durante quest'anno abbiamo combattuto con loro, soprattutto anche io nella mia commissione, mentre trattavo appunto l'intero plesso di Villa Dante. Alla fine dell'anno avevano dichiarato che avrebbero fatto dei lavori, che sarebbero stati investiti 30.000 euro. La beffa qual è stata? Che adesso gli viene detto agli anziani, quindi all'associazione, a questo comitato spontaneo degli anziani, che i lavori non verranno più eseguiti, non verranno più fatti, perché i consiglieri comunali non hanno votato la variazione di bilancio il 31 notte. Ritengo che questo non era un argomento da trattare in variazione di bilancio, se c'era un bilancio e se dovevano essere previste delle somme, vanno previste nei bilanci, non in una variazione che viene soltanto consegnata ai consiglieri comunali il 27 dicembre per essere votata il 31 dicembre. Nelle locandine scrivete arrabbiate, cerchiamo un sindaco e soprattutto incompetenti. E lo è sempre stato, almeno per me, perché io non posso dire tanto perché io sono da 6 anni che sono qua a Messina, io sono stato all'estero, ovviamente io sono venuto anche perché sapevo di poter passare il mio tempo libero a fare qualche giocata qui, ma visto e considerato che qua il signor sindaco ci ha preso in giro, è venuto più di una volta qua, no? L'ho incontrato pure per strada, diceva parole così senza senso e sono 4 anni, questo è il 4º anno che il signor sindaco ci ha lasciato con la luce senza luce, tutto qua. Negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, si è visto qualcuno della politica qui? E chi? Nessuno, a meno che nessuno si è visto, a meno penso, non si è visto nessuno proprio. E voi qui cosa fate? Niente, che dobbiamo fare? Ci parlavano di bagni non... Allora il problema è questo, che noi siamo un comitato spontaneo, ci siamo offerti per la gestione di questo centro di aggregazione. Ci hanno promesso che bisognava fare un'associazione, noi 3 anni fa circa abbiamo fatto un'associazione per la quale sono il presidente di questo gruppo di anziani. Sono 3 anni che ci prendono in giro, che noi combattiamo per avere questo centro anziani, dove manca la luce, mancano i servizi igienici, manca tutto e c'è un degrado totale. Più volte il signor sindaco, l'assessore Pino e tutti i vari assessori che si sono succeduti, okay, ci hanno promesso sì, è questione di qualche mese, è questione di un mese, è questione di 6 mesi, è questione di 3 mesi. Di fatto noi abbiamo avuto solamente un supporto dal consigliere Daniele Zuccarello che ci sta seguendo e anche qualche altro consigliere, ma loro fanno il suo lavoro solamente quello di segnalare alla fine chi di competenza non ha mai avuto a cuore, diciamo, questa situazione di noi anziani, perché il sindaco a Corinti, nella quale lui ha fatto qua la sua campagna elettorale dicendoci di volerci aiutare perché siamo di aiutare quelli i più deboli, noi non ci sentiamo deboli perché non siamo paralitici, perché noi ci sentiamo più forti dei giovani e più in gamba di loro, perché noi siamo pensionati di serie A, mentre questi politici, come scritto nella locandina, sono politici di serie B, sono gente allo sbaraglio, non sanno, sono incompetenti, perché uno che già una delibera, non so come viene chiamata, che voi potete riprendere, già firmata dall'ingegnere Aiello,
dove entro il 31 devono fare i bandi, non sono capaci neanche di spendere i soldi che già hanno deliberato. Questo si chiama incompetenza, si chiama incompetenza. Sono gente allo sbaraglio che se ne devono andare, fortunatamente speriamo di resistere questi altri 5 mesi, 6 mesi che rimangono. Dopodiché, caro Renato, vattene via, Messina non ti vuole. Okay. Siamo stanchi, stufi. Giusto.